un'ultima cosa per me, non so se vuole commentare. Oggi abbiamo letto di questo articolo di questa cena che si è fatta, alla quale avrebbero partecipato Loiero e Palamara insomma un po' di anni fa, e diciamo fa un po' specie, visto che poi Palamara diciamo si è anche espresso su quell'inchiesta che riguardava lei. Tutto torna anche qui, evidentemente. Loiero è stato più volte indagato, imputato in processi di cui mi sono occupato, è stato sicuramente uno di quelli che ha lavorato affinché io non potessi, come dire, continuare tranquillamente il mio mestiere di magistrato. Palamara fu quello, da presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quando i magistrati di Salerno avevano individuato la correttezza totale del mio operato e che invece un sistema fatto di collusioni e corruzioni aveva ostacolato le mie inchieste fino al punto di farmele sottrarre e creare le basi per il mio allontanamento da Catanzaro, furono fermati anche quei magistrati che legittimamente andarono a acquisire degli atti e furono fermati da chi era indagato, e Palamara, invece di difendere i magistrati onesti e coraggiosi, l'autonomia della magistratura, le indagini doverose, disse che il sistema aveva dimostrato di avere i suoi anticorpi. Disse questa frase quando i magistrati di Salerno furono fermati perché avevano individuato delle collusioni molto gravi e avevano soprattutto affermato che le inchieste che svolgevo insieme ai miei collaboratori erano fatte in modo assolutamente doveroso e corretto. Quella frase, consentitemelo di dire, è di un contenuto mafioso forse senza precedenti. Il sistema ha dimostrato di avere i suoi anticorpi. Quindi io non voglio dire, in modo che non mi prendo nessuna querela, che Palamara è mafioso, non mi permetterei di dirlo, ma quella frase, in quel contesto in cui furono fermati i magistrati che avevano scoperto un sistema di tipo mafioso, dire che il sistema ha dimostrato di avere i suoi anticorpi, a distanza di 10 anni io l'avevo già capito prima qual era il sistema a cui si riferiva Palamara e quali erano gli anticorpi. Gli anticorpi erano quelli che il sistema, per non essere scoperto, aveva fermato chi poteva essere un anticorpo al sistema. Dopo 10 anni quel sistema ha continuato a lavorare. Palamara, da presidente dell'ANM, ha fatto molta carriera durante gli anni, adesso è indagato per fatti molto gravi. Leggetevi le intercettazioni e vediamo se il Paese finalmente si fa un'idea di chi lavora ogni giorno all'interno delle istituzioni per pulirle da corrotti e mafiosi e chi invece viene lasciato sempre al suo posto, evidentemente perché c'è un sistema che non si può toccare e un manovratore che non si può disturbare. Però mai nessuno ha alzato, come dire, la testa, ha preso un microfono, ha scritto carta e penna per chiedere scusa. Evidentemente il sistema è talmente forte che non si ha nemmeno la possibilità di chiedere scusa a distanza di 10 anni.